pare non coerente. Avete domande per qua questo finora? Avete provato a fare un po' di programmazione in C? Sareste capaci di prendere un algoritmo e scriverlo? Mi auguro di sì, se no mettetevi a fare prove. Poi è bello il mondo del software libero perché potete andare a vedere in giro esempi. Dico sempre che se voi foste studenti di arte vi porterei alla Pinacoteca, se andremo a concerti, se studiassimo musica. Noi abbiamo i repository pubblici di codice, per esempio SourceForge, che sono le nostre mostre, dove andiamo a vedere. Non tutte le opere esposte in un museo sono opere di valore, così come non tutti i software che trovate su SourceForge sono software di alta qualità, però anche l'analisi del codice degli altri serve molto a capire, intanto spera, perché potete scoprire soluzioni che non vi aspettate, quindi imparare come risolvere problemi. E poi ovviamente sì, potete confrontare come avreste risolto voi il problema con come è stato risolto, magari lo risolvereste meglio voi. Ok? Oggi mi pare che questi lucidi siano stati convertiti in formato un po' diverso, perché lo vedo un po', però è lo stesso. Occupa meno schermo. Oggi cominciamo ad analizzare i tool per la programmazione. Abbiamo visto che il linguaggio C si consente di scrivere programmi, anche programmi complessi, e è nato con la visione di creare dei programmi sia di basso livello, cioè che implementino parti, la maggior parte del kernel di un sistema operativo, sia programmi utenti sia programmi ad alto livello, e soprattutto la parola chiave principe del linguaggio di programmazione ci è portabilità. È nato proprio per la portabilità, l'hanno inventato per trasportare il sistema operativo da una macchina all'altra. È nato per gestire progetti anche di grandi, grandissime dimensioni, significa milioni di righe di codice. E in questo è nato modulare. Per gestire progetti di grandi dimensioni occorrono tre aspetti almeno. Il primo è un aspetto di automatizzazione nelle fasi di lavoro, in particolare nella fase di compilazione. Il secondo aspetto è relativo alla portabilità, quindi l'analisi automatica dell'ambiente dove il programma deve andare a funzionare e, se possiamo chiamarla così, l'autoconfigurazione del sorgente all'ambiente dove dovrà andare ad operare il programma. Il terzo aspetto, di natura più, diciamo, correlata all'attività quotidiana umana, sono gli strumenti di collaborazione, perché non pensiate che codici dell'ampiezza di milioni di righe vengano scritti da una persona sola. Quindi occorrono strumenti per fare in modo che tante persone possano collaborare alla scrittura dello stesso codice senza interferire gli uni con gli altri e mantenendo traccia delle evoluzioni del progetto. Quindi diciamo che i tre capisaldi di questo capitolo sono make e tutti i meccanismi di compilazione automatiche, gli auto tool,
che sono i meccanismi di autoconfigurazione e tutti i metodi di versioning distribuito, che appunto che servono per collaborare. L'anno scorso avete visto i make file? Sì. Chi vota sì? Chi vota no? Li avete mai visti dei make file in vita vostra? Sì. Dove li avete visti i make file? Quando si scarica, almeno io personalmente, quando devo scaricare un driver per una periferica di Linux, il sorgente avrà la prima compilata e poi installata. Quando dovete scaricare i sorgenti, normalmente vi danno un makefile. Qual è la funzione di make? Che cosa fa? Penso che si chiama make, servirà per fare qualcosa. Cosa fa? Serve per la compilazione dei file. Serve per la compilazione, ma in realtà non solo per la compilazione. Compilazione in senso lato, intanto per la compilazione e la ricompilazione. Perché qual è la funzionalità specifica di make secondo voi? Avete mai guardato dentro il makefile come è fatto? Il makefile tiene traccia, si dice, delle dipendenze. Ne ricordate la canzoncina? Per fare un albero ci vuole un tutto per... Per fare un eseguibile ci vogliono gli oggetti, per fare gli oggetti ci vogliono i sorgenti e le inclusioni, per fare i sorgenti, non lo so, ci vuole un seme, o magari un gruppo di semi che l'hanno scritto. Nel make ci sono proprio queste dipendenze. E la cosa fantastica di make è che tiene conto delle dipendenze e dei comandi che servono per generare un semilavorato a partire dalla materia prima, oppure il prodotto finito a partire dai semilavorati. E se per caso dovete modificare qualcosa, quando andate a fare make nuovamente, make tiene conto della data del semilavorato rispetto alle materie prime, del prodotto finito rispetto ai semilavorati, ma questi passi possono essere molteplici, e quindi fa il numero minimo di operazioni per ottenere un eseguibile aggiornato o il risultato di ciò che volete fare, perché non è detto che make si applichi a linguaggi di programmazione. Io uso tantissimo make nella scrittura di articoli scientifici fatti con... avete mai sentito parlare di LaTeX? Perché lo dite con quell'aria? Vi hanno obbligato a scrivere documentazione in LaTeX? No, perché proprio ieri ci parlava il professore di calcolo numerico. Giulia Cosciolo. Sì. LaTeX, se scrivete, infatti è uno dei motivi per i quali io non sarei mai in grado di superare esami di patenti varie assurde, perché io, se devo scrivere un documento complesso, mai al mondo userei un word processor tipo OpenOffice o altri proprietari. Uso LaTeX, che è potentissimo. Alla gente comune fa paura perché non è WYSIWYG. WYSIWYG, vi ricordo, è il termine che usiamo per dire what you see is what you get. Quindi vi fa vedere nello schermo bellino come appare e poi vi aspettate che la stampa venga esattamente come sullo schermo, venendo fuori un attimo da questa cosa scherzosa. Hanno detto, è stato definito il paradigma dello schermo come come l'ha chiamato? Come il vetro sopra un foglio.
Cioè, come se fosse una bacheca dietro cui avete un foglio. Quindi le persone hanno il modello mentale di aspettarsi il modello bacheca. Se voi attaccate un giornale in bacheca, vedete esattamente com'è. Invece, in LaTeX, voi descrivete è in un certo senso si può definire un linguaggio quasi di markup, perché descrivete le caratteristiche funzionali. Questo è il titolo, qui c'è un footnote e lo scrivete con una certa sintassi, e la cosa bella è che poi applicate stili, applicate una trasformazione e riuscite a far diventare il vostro scritto coerente con i parametri della rivista o del documento dove deve essere integrato. Tra l'altro anche spostare parti di documento da un documento all'altro formattati in modo completamente diverso è banale in LaTeX, lasciando perdere tutti la scrittura delle formule matematiche che gli altri hanno copiato da LaTeX. Indici, cross reference, bibliografie automatiche sono strumenti che hanno un passo diverso, ma siccome vanno trasformati, cioè voi prendete il sorgente LaTeX che applicate la trasformazione, avete le specie di librerie LaTeX e ottenete la cosa definitiva, anche agli articoli si applica Make. E infatti nelle directory dove ho le attività che sto facendo ho Make, e se faccio Make salta fuori il post-it e il PDF del documento che ho fatto. Ma così lo potete fare intanto per tante altre applicazioni. Tutto ciò che ha una catena di operazioni da fare, una catena di dipendenze, si può gestire con Make. Allora, andiamo avanti. Ah, ecco perché, non è quello. Ho preso. Ora capisco quale che fate, ho preso il PNC invece che l'HTML. No problem. Allora, se avete un programma grande è diviso in moduli. Ogni modulo grosso modo rappresenta una struttura dati, un gruppo di strutture dati. Prego. Lucidi non funzionano. Cosa? Lucidi non funzionano. I lucidi? Adesso sì. Sì. Contate che lo streaming è volutamente è in ritardo, anche perché è studiato tutto perché bastino 56k per seguire la lezione. L'audio è codificato in 16k e siccome ci vuole un buffer per fare in modo che piccole perdite di sincronismo producano danni al seguire l'audio, in realtà a casa questo arriva con una trentina di secondi di ritardo. Allora anche i lucidi arrivano con una trentina. Poi se guardate in alto è possibilità anche di modulare, se per caso uno ha ridotto il buffer perché tanto ha una linea molto potente, può chiedere che il lucido arrivi prima o dopo. Ok, qui non so perché in questa conversione si vede che il vocabolario inglese è tutto sottolineato, ma è lo stesso, questo ci rallegra la vita. Vi dicevo, abbiamo i moduli che sono fatti da un punto C che contiene tutti i sorgenti, quindi tutte le definizioni delle funzioni, quindi il corpo delle funzioni, e i punto H corrispondenti che contengono solo quelle testate utili agli altri
agli altri sorgenti C per utilizzare le funzioni definite nel modulo. Nel punto H quindi ci sono solo le dichiarazioni delle funzioni, le testate delle funzioni con il punto e virgola finale, dichiarazioni extern, definizioni di costanti, definizioni di macro, definizioni di inline, anzi le definizioni di variabili globali extern, sarebbe bene se ne fossero la minima quantità possibile, perché sono sempre cose scomode. I moduli vengono compilati separatamente e viene generato alla fine un eseguibile facendo l'operazione di link. Il linkage editor o link collega insieme i vari moduli. Come fa? Quando voi compilate separatamente i moduli, voi avete che le chiamate a funzione che non sono definite non sono ancora completate nel codice, quindi c'è una jump to a subroutine, ma l'indirizzo corrispondente non è stato scritto. Quando il linker trova dov'è la funzione che chiamate oppure dov'è la variabile globale alla quale accedete, provvede ad aggiornare il codice mettendo i dati mancanti. A quel punto, se il programma è completo, nel programma completo ogni funzione, ogni chiamata funzione ha l'indirizzo giusto, ogni accesso a una variabile globale ha l'indirizzo giusto e il programma può partire. Vabbè, dopo vi faccio un accenno sulle librerie dinamiche. Questo è un programma, prende in input tre numeri e calcola la media. Per fare la media usa una funzione complicatissima che si chiama average, che sarà definita pertanto in un modulo separato, che serve per fare la media. Quindi ci sarà un altro modulo che si chiama myMath, che contiene la funzione average e la funzione sum. La sum somma i tre interi, la average chiama la sum e divide per 3. Se dovete compilare, come fate a mano? Dovete compilare mymath.c con il meno c e ottenete mymath.o. Poi conoscete, e per fare quello avete bisogno di mymath.c e mymath.h, perché mymath.c include mymath.h. Non è obbligatorio che un modulo includa il suo punto h, però è sempre bene farlo, perché in un modulo, se c'è la definizione di una funzione, la dichiarazione seguita dalla definizione, non succede niente, è corretto. Però vi darebbe un errore se la definizione e la dichiarazione non coincidono. Quindi aiuta a trovare gli errori, se che nel punto H voi non abbiate scritto qualcosa di diverso da quello che avete scritto nel punto C. Quindi conviene sempre che ogni punto C include il suo punto H. Tra l'altro questo punto H è stato fatto bene, vediamo un attimo. No, non è stato fatto bene, dopo vi spiego perché. E per fare il main, qui si chiama sample, per fare sample.o voi dovete fare gcc-c sample.c e avete bisogno di sample.c e mymath.h. Alla fine, quando avete mymath.o e sample.o, generate l'eseguibile sample facendo gcc gcc-o sample dei 2.o. Vedete che in questi passi c'è sempre un risultato
delle precondizioni e l'operazione da fare per ottenere dalle precondizioni il risultato. Questo sarà proprio quello che dovete andare a descrivere al make. Ecco un makefile. È normalmente viene scritto top down, cioè mettete il goal ad alto livello e poi andate a sminuzzare il goal. Quindi le singole regole di make sono fatte in questo modo: avete l'obiettivo, ciò che volete raggiungere, due punti, quali sono le dipendenze, cioè per fare sample occorre sample.o e mymath.o. Dato mymath.o e sample.o, che operazione devo fare? L'operazione che devo fare è quella indicata nella riga successiva. Errore clamoroso in cui tutti cadono come delle pere cotte. Make vuole l'indentazione con i tab. Guai a voi se mettete gli spazi, non funziona. Ok? I tool hanno le loro idiosincrasie e dobbiamo sopportarli per come sono, ci sono molto utili. Però si vede l'ispirazione dell'assembler guardando queste cose. Le label sono a colonna 0 e hanno i due punti. Tutto ciò che non parte da colonna 0 sono gli statement operativi. Quindi, quando questo è un file che dovete chiamare makefile, con la lettera maiuscola, con la lettera minuscola, poi c'è la regola che ci sono tutte e due, penso che valga maggiormente quello con la lettera maiuscola che quello con la lettera minuscola, però mettetene uno, cioè è proprio una cattiveria metterne due per usarne uno, e di solito si usa quella con la lettera maiuscola. Makefile lo mettete nella directory. Se voi chiamate in quella directory make legge il makefile. Se volete un altro nome fate make-f il nome che volete venga considerato come makefile. A quel punto va a leggere questo file e dice che cosa vuole questo utente. Sample, poniamo che sia una, come diceva il vostro collega, una distribuzione sorgente appena scaricata, quindi ci sono solo i sorgenti. Dice vuole sample. Per fare sample mi serve sample.o e mask.o. sample.o ce l'ho? No? Allora andiamo a vedere se da qualche parte mi hanno spiegato come fare sample.o. E quindi continua nella sua makefile e vede come si fa a fare sample.o. È scritto lì nella riga dopo. sample.c ma mask.h ce li ho? Sì, e quindi sample.o so come farlo. Eseguo la riga dopo, faccio gcc e ottengo sample.o. Poi torna, avendo soddisfatto la creazione di sample.o, va a vedere, adesso mi serve anche mymath.o. mymath.o ce l'ho? No. Cosa mi serve per fare mymath.o? mymath.c, mymath.h ce li ho? Sì. Faccio la riga successiva, ottengo mymath.o, a questo punto ho tutto, posso fare il comando per fare sample, il risultato ho sample. Adesso io programmatore mi accorgo di un errore, e per esempio l'errore è in mymath.c. Correggo l'errore in mymath.c, e quindi il file che vado a salvare, sapete che quando salvate un file viene scritta la data e l'ora della modifica.
chiama di nuovo Mac. Mac va a vedere sample, ci vuole sample.mmath.o, va a fare sample.o, ci vuole sample.c, mmath.c. Allora va a vedere sample.o è più nuovo di sample.c, mmath.h, perché abbiamo cambiato solo mmath.c. Quindi questo non è da fare. Se lo tornassi a fare ti otterrai lo stesso risultato. Poi va a vedere l'altro, dice mymath.o confronta la data con mymath.c e mymath.h. Qual è? Mymath.o appare essere più nuovo, no, appare essere più vecchio di mymath.c. Mymath.c è più nuovo perché l'ho cambiato. Allora dice no, questo vuol dire che il punto O è obsoleto, è vecchio, non rispecchia più questo sorgente. Allora provvede a rifare la compilazione. A quel punto, siccome ha creato mymath.o, va a vedere la mymath.o è più nuovo di sample, allora rifà anche l'ultima compilazione. Adesso di cose ne abbiamo 1, 2, 3 file. Pensate quando vi ritrovate il sorgente del kernel di Linux e state variando qualcosa. È comodissimo questo, perché cambiate e vi fa solo le operazioni necessarie per ottenere il nuovo eseguibile. Vuol dire pochi minuti, no, dipende quanti file avete cambiato, comunque meno di un minuto. Non è banale neanche andare a seguire tutto l'albero in una gerarchia così grande, contro se doveste ricompilare l'intero kernel ci vogliono, dipende dalla macchina, mezz'ora, un'ora o cose di questo genere. Poi notate una cosa, clean, quell'affare lì non l'abbiamo mai usato, non compare, e se ci pensate bene è un albero quello che abbiamo visitato, ed è un'altra struttura che non è connessa con l'albero principale. Allora che ci sta a fare? Voi potete chiamare make chiedendo un target diverso dal primo, basta che lo specifichiate. Se io avessi chiamato con, diciamo, la gerarchia sorgente pulita, avessi chiamato make mymath.o, il make era tranquillo, diceva cosa vuole questo utente mymath.o, io faccio quello che mi ha chiesto, e quindi faceva solo quell'operazione lì. Clean serve per fare pulizia. Cosa serve? Di solito serve per riportare la gerarchia nella situazione priva dei risultati del make, in modo da poter, per esempio, ricomprimerla e metterla via, farne un target Z e mandarla a un collega. Ok? Lì ci sono quelle scuole di pensiero. Molto spesso clean cancella i risultati intermedi, ma non cancella l'eseguibile. Poi un altro target tipico è install in italiano, diciamo con la letto come è scritto, come non bisognerebbe mai fare. Ok, cosa serve? Di solito questo target serve per prendere gli eseguibili e metterli nelle directory dove devono stare per poter essere utilizzati. Voi sapete che ci sono delle directory tipiche dove nel sistema vengono cercati eseguibili, librerie, per esempio quelli standard del sistema stanno in user bin, user lib, quelli invece specifici vostri dovrebbero stare in directory come user local bin, user local lib. Quelli che stanno in barra lib e barra bin sono i soli eseguibili librerie che servono per attivare la macchina. Ok? Senza i quali non si riesce a completare l'attivazione della macchina. Di solito i programmi utente non si mettono mai in user bin, user lib,
le librerie, perché si corre il rischio di andare a collidere con le logiche delle distribuzioni, perché si va a rovinare le carte in tavola e magari la prossima volta che andate ad aggiornare il sistema non si raccapezza più, perché si aspetta che ci sia una cosa e ce n'è un'altra. Ok? Così. Poi, prego. A cosa serviva quell'istruzione che ho detto prima, make tag F? Make meno F, make, make dash F. F. Se, voi potete avere, vi può capitare, è raro, comunque di avere più make file e volete decidere quale applicare. Allora se voi dite make, ma il make file è il make file 1, make meno F, make file 1, e quindi lo apre quello al posto di usare. Se non dite niente, lui cerca file che si chiamino makefile o makefile con la lettera maiuscola o minuscola. Poi nel clean ci sono le varie cose e si divertono pure, cioè di clean, disk clean, cioè lo riporta, di solito disk clean toglie anche gli eseguibili, e qualcuno si è divertito anche a mettere Mr. Clean. Come si traduce in Italia Mr. Clean? Mastro Lindo. Ok. È quello che va nelle pubblicità negli Stati Uniti con il tipo nervoluto che dovrebbe essere di aiuto a tutte le housewives. Ok? Che sono sempre desperate. Va bene. Quindi vedete, avete target, requisiti, ovviamente lì abbiamo messo un solo comando, ma ne potete mettere più di uno e ovviamente verranno eseguiti in sequenza. La prima regola è quella di default, detta radice. Un target può o no corrispondere a un file, avete visto? Sample corrispondeva a creare file sample, oppure potete avere clean, che non esiste file clean, semplicemente corrisponderà a un file sempre inesistente, e quindi tutto ciò che risulta associato a file inesistenti verrà sempre eseguito. Caso tipico, se avete un make che deve fare invece che uno 10 programmi, normalmente la prima regola la si chiama all, due punti, e si mette i nomi dei 10 programmi. Poi si comincia a specificare il primo, il secondo, lui arriva, legge all, all non c'è, dice lo voglio fare. Come si fa a fare all? Per fare all faccio, tento di fare il primo, ma alla fine non crea il file all, ma è lo stesso, la prossima volta tenterà di rifare all, e tutte le volte semplicemente tenterà di farlo, ma la regola per farlo è vuota, quindi non lo farà. Quando cambiate un file, questo funziona ancora come primo livello dell'albero, ma esaminerà tutti i programmi, come deve fare. Va bene. Questo ve l'ho detto. Le modifiche. Se volete rifare tutto, di solito non è necessario, ma se volete rifare tutto, make clean make. Se un programma non funziona, fate make clean make e funziona, vuol dire che il make è sbagliato. Perché vuol dire che rifare da capo ha fatto qualche operazione in più di quelle che aveva fatto prima facendo semplicemente make, quindi significa che manca qualche dipendenza, quindi non ha compilato qualcosa che avrebbe dovuto compilare. Ok? Quando i progetti diventano particolarmente ampi, c'è qualcosa da dire? Adesso qualcosa da dire? No, quando programmavo su Visual Studio a volte
lo so, però fatto a scuola, non facevo usare e a volte con Make normale non funzionava, dovevo rifarlo fare tutto. Va bene. Con tutti i finanziamenti che ci sono stati per fare alcuni sistemi operativi, alcuni sistemi di sviluppo, considerate i risultati finali, bisognerebbe aprire un progetto di ricerca per provare scientificamente se portano sfiga o meno. Allora, no, ma in realtà non è vero che abbiano avuto tutti questi finanziamenti, perché se valutate il numero di persone che hanno interesse, che spendono il proprio tempo per mantenere codice largamente distribuito ma libero, è molto più alto di quello che si può permettere qualsiasi azienda privata. Quindi alla fine il software che ha maggiori finanziamenti in termini di tempo uomo dedicato è l'altro. Allora, parliamo di avere un programma molto ampio, quindi alla fine il programma è uno, però non stiamo a mettere tutto in un'unica directory. Ma immaginate che casino sarebbe avere centinaia di punto C in una directory. Quello che si fa è si fa una directory principale, poi si dividono le funzionalità in classi di funzionalità, per ogni classe di funzionalità si fa una sottodirectory che può averne anche ulteriori, e alla fine la compilazione di tantissimi punti C che stanno in tantissime directory crea l'eseguibile che vogliamo, la libreria che vogliamo, il gruppo di eseguibili che vogliamo. E a questo punto come si fa a fare un makefile capace di lavorare su una gerarchia di directory, non su una directory? Ed è quello che vediamo. A questo punto ci sono delle, diciamo, consuetudini, per esempio quella di riunire i file di inclusione in appositi directory, che di solito vengono chiamati directory include. D'altronde le ho trovate anche nel sistema stesso, se cercate tutti i file di inclusione standard del sistema li trovate in barra use, barra include. O ce n'è una compresa completa per tutte le inclusioni del progetto, con sotto magari sotto directory, oppure un'altra scuola di pensiero è avere per ogni sottogruppo l'include di quel sottogruppo di funzionalità. All'interno di ogni directory si mette un makefile che fa le compilazioni relative a quella directory. Il risultato può essere una libreria oppure può essere un punto O. Attenzione che il link può anche prendere un certo numero di punto O e fare un punto O, diciamo riassunto del punto O, cioè che fa un link imparziale, riunisce un certo numero di punto O, quindi voi potete avere una directory dove ci sono tanti punto C che però fanno funzionalità specifiche, non formano un programma completo. Quindi avete tanti punto O quanti sono il punto C. A questo punto potete chiamare il linker per dire facciamo il punto O di questa directory e lo mettete nella punto O della directory. Questo poi verrà linkato insieme agli altri delle altre directory e serviranno per le funzioni. Qui nell'esempio abbiamo un modulo principale che si chiama main. Poi abbiamo una struttura dati a coda chiamata Q, che ha tre file, qtypes.h, qinterface.h e q.c. Una struttura dati stack,
stack types.h, stack interface.h e stack.c è un modulo principale. Quindi ci sono tre sottodirettori, una che si chiama stack, una che si chiama queue e una che si chiama include, che lì se la freccia dell'ultima è parte dal punto sbagliato, ma si capisce. In realtà semplicemente mi sono scordato l'ultima operazione di portare in primo piano quella parte, quella scatola a sinistra. Comunque, include contiene quei file là, ne contiene 4, vedete i puntini dopo. Allora, questo? Sì. Perché c'è un due file di stack.c? Perché sì, cioè, ha fatto bene a dirlo, in realtà c'è un typo, il secondo doveva essere q.c. Vede che è della directory q. Quindi ci sono tre directory e main.c. Nella stack c'è il mainfile e stack.c, nella q c'è mainfile e q.c e nell'altra. Ok, a questo punto il makefile all'interno del stack è fatto in questo modo. Per fare tutto ciò che c'è in questo directory, lo scopo di questo directory è ottenere stack.o. Stack.o è fatto ha come precondizione stack.c e le altre due include. Notate che se non c'è stato in una riga per andare a capo, se no lo capirebbe come comandi. Dovete proteggere l'andata a capo, reverse slash in fondo a riga, per dire però è una continuazione. Esattamente come nel linguaggio C. Se avete una direttiva al preprocessore che deve andare oltre una riga, tipo una costante, se la volete continuare nella riga dopo ci vuole la barra rovesciata. Ok? Allora, qui viene usato CSC, meno i punto punto var include significa quando viene fatto sharp include con le parentesi angolose, aggiungi alle directory dove puoi trovare il punto H anche quella l'indicata. E clean è fatto così. Q sarà suo fratello. Infatti è solo cambiato la parola stack nella parola Q. Adesso andiamo a vedere come è fatto il makefile sopra. Per fare tutto serve, forse lì sarebbe meglio al posto di scrivere all, sarebbe meglio scrivere main, oppure all main e main questo. Per fare main occorre main.o stack dir più dir. Ok? Quando fa main.o è la solita compilazione. Quando invece parliamo delle directory, vedete che avete la directory, fate cd alla sottodirectory e makecall. Non fatevi entrare in inganno, non è che chiami un altro make, non è che faccia partire un altro processo make. Make si accorge che volete make ed è lui stesso che va nella sottodirectory. Altra cosa da considerare, che i comandi sono eseguiti in una sottoshell.
anche questo logicamente. Quindi vedete che non è che uno si preoccupi di dire CD stack, vai dentro, fai make e CD punto punto per tornare indietro. No, no, non preoccupatevi. Una volta che è finito, l'effetto del change directory iniziale è scomparso. A questo punto, quando fate make, make lavora in maniera ricorsiva. Lavora in questa directory, poi siccome c'è da lavorare in altre directory, va a vedere il make file del sottodirectory, crea le cose che devono essere fatte nel sottodirectory e così via. Clean, e qui è stato messo il clean all. Vedete che clean all fa il clean anche nel sottodirectory. Ancora una volta, vedete, entra nel sottodirectory, non ha bisogno di uscire, alla fine del comando si esce dalla sottocella. Come viene gestita la directory corrente? Quel core alla fine di dopo main, che cosa... Ecco, che cos'è il file core? Non avete mai visto qualcuno? Quando i vostri programmi sbagliano, se avete messo una certa definizione, nei sistemi di sviluppo è solito avere il sistema configurato che chiede la generazione del core. Il core è un dump della memoria al momento in cui il programma è crollato e serve per fare quello che sta bene raccontare in questo edificio, quello che si chiama il post-mortem dump, no? Si prende un debugger, si va a vedere l'immagine di memoria com'era al momento dell'errore e si va a fare l'autopsia al processo. Si va a vedere perché è morto. Quando si ha dei sistemi sperimentali capita, non c'è nulla di male. Che Cagnara sbagliando si impara, diceva quella pubblicità. E notate però che c'è un meno F, RM-F. Che cosa fa l'RM-F? Cosa? Forza. Non è proprio forza. È in più non si lamenta. Ok? RM-F non si lamenta. Quindi se fate RM basta e gli date il nome di un file che manca, dice cosa vuoi da me, quel file manca. E invece se mettete il meno F, zitto, e esegue, che alla fine è la stessa cosa, perché se fa le cose senza lamentarsi vuol dire che le fai, basta. Ok, cosa succede se una directory manca? Che salterà quel comando. Salterà nel senso vi darà errore col comando. Macro, all'interno del makefile potete mettere anche delle macro, cioè nome uguale valore, e potete poi fare riferimento al valore della variabile con dollaro aperta torna name o dollaro aperta graffa name. Uno dice perché servono due notazioni? Perché talvolta occorre mettere il valore delle variabili in contesti dove mi servono le parentesi graffe, talvolta dove mi servono le tonde, e allora uso l'espressione che non crea ambiguità. Per esempio, dico che il compilatore C che uso si chiama GCC, dico che la directory di inclusione si chiama punto punto var include, dico che il path di inclusione, cioè il parametro di inclusione è meno i dollaro HD, quindi uso una macro dentro un'altra. Le dipendenze sono quelle, il sorgente è quello lì, l'oggetto è quello là.
All praticamente è il metodo di prima, ma stavolta abbiamo usato le variabili e ora dice ma cosa ci guadagno? È solo più lungo? Ma ci sono alcune cose molto interessanti su questo, per esempio che il valore delle variabili viene passato da un make file di una directory ai make file chiamati in cascata. Quindi se io nel make, in qualche modo dal make file principale definisco una variabile, per esempio cambio il valore del compilatore C da utilizzare, io cambierò il compilatore C da utilizzare in tutte le sottodirectory. Questo è più, va bene. Questo è il main e a quel punto funziona come prima. Qui c'è addirittura un minor M, se no il minor M e la dice ignora eventuali errori. Ma non avevo già detto che il meno F ignora gli errori, ma solo due ignorare gli errori in modo diverso. Il meno F è un'opzione dell'RM per non farvi vedere gli errori, per non... non darebbe... Sapete che tutti i comandi hanno un valore di ritorno e quindi chi chiama un comando sa se il comando ha avuto successo o no. Cosa succede se... guardiamo la prima riga in cima. Cosa succede se il compilatore C trova degli errori e quindi il compilatore C fallisce? Che il makefile si ferma dicendo guarda che il compilatore C ha trovato degli errori. E questo è corretto perché volete che se succede qualcosa si fermi per dire che ci sono degli errori. Quel meno davanti a quell'RM farà in modo che venga eseguito RM senza il meno, però se quell'RM dovesse mai dare errori, l'esecuzione del makefile non si ferma, ma va avanti, ok? Ignora gli errori, ma mentre il meno F serve solo per la visualizzazione, il meno serve per il funzionamento di make. Le funzionalità di make non si esauriscono più qui. Strutture di controllo come statement condizionali, regole implicite, ecco questo invece lo guardiamo. Le regole implicite quando non sono per esempio, non ce l'ho qua nel luce delle regole implicite? Sì, ce l'ho pensavo di... allora ricarichiamo questa parte. Avete delle regole implicite e perché ci sono delle operazioni standard per fare un punto O, partire dal punto C. È chiaro che bisogna chiamare il compilatore C perché ormai è lo standard, che è una consuetudine, uno standard che ci siamo dati, che con punto C stabiliamo che è un sorgente C, con punto O è un oggetto. Quindi se uno scrive la regola nome del file punto O, due punti, nome del file punto C, non è la cosa più comune da fare è che lì venga chiamato il compilatore C per generare il punto O dal punto C. Allora che sono state scritte delle regole automatiche. Quindi se voi mettete la riga di dipendenza che ha come target un punto O e come prima dipendenza lo stesso nome con punto C, con le altre dipendenze, viene chiamata la regola automatica. Questa regola automatica però usa delle variabili, per esempio usa proprio la variabile CC maiuscola che abbiamo visto prima e quindi usa il compilatore C di default. Volete cambiare il compilatore C e usarne un altro? Nessun problema, nel makefile o anche
O anche mentre chiamate make, potete scrivere make cc grande uguale un altro compilatore. Bene, tutto funziona, vi chiamo un altro compilatore. I flag standard, anche quelli vengono dati per default, e la variabile si chiama cflags, cflags. Vi va bene quel standard? Basta scrivere la riga delle dipendenze. Volete cambiarla? Cambiate la variabile cflag. Questo è un esempio di makefile. È un esempio di makefile automatico. Addirittura qui abbiamo tolto anche il punto C. Vedete, gli oggetti sono quelli. E per fare edit, che è il nostro target, abbiamo cc-o edit, magari era meglio addirittura mettere dollaro cc grande, dollaro object. Qui, come vedete, mancano completamente le regole di compilazione, però funziona perché make sa, applica le regole standard, sa che per fare un punto o, da un punto C bisogna applicare quella regola e funziona. Tra l'altro è possibile raggruppare le dipendenze, quindi addirittura guardate questo, voi avete 3 punto O che dipendono da punto A. Quello è l'abbreviazione di kbd.o due punti command.h, command.o command.h, e quindi fa tutti i punto o che gli chiedete, è ancora più compatto. Come solito queste lezioni vogliono darvi il senso di come lo fa, come lo fa, poi caso per caso. L'unico modo per imparare è sbatterci la testa, provare e guardate due luci di faccia, era in fondo l'URL del manuale, però ne esistono tanti di manuali. Esistono anche più make, perché anche da noi esiste make, esiste gmake, che è un make esteso, l'ho fatto l'agista ovviamente per GNU, del progetto GNU. Ecco, vedete, questo è l'esempio. È un esempio di makefile utilizzato non per programmi C. Questo makefile è stato fatto per trasformare dei file PLT, che sono quelli di GNUplot, per trasformarli in PNG. Conoscete il formato PNG? È un formato grafico libero. Oppure in encapsulated postscript EPS. E notate questa cosa, dice che quello che vogliamo che faccia questo makefile all è EPS PLC. Che cosa è EPS? Quota.EPS, transfer.EPS, single.EPS. PNG è la stessa cosa. Quindi mettetevi nei panni del make, va giù all'albero e dice vuole l'EPS, allora la prima cosa che vuole è quota.eps. Si possono fare delle meta regole, quelle che poi usa come default, trovate delle regole del genere nella libreria di make per fare la trasformazione da punto C a punto O. Quella regola che vedete dopo, %.eps, vuol dire per fare qualsiasi cosa punto .eps, cosa ti serve? Ti serve la stessa cosa punto .plt, vedete che %, viene usato come, un po' come una wildcard, ma come se fosse una wildcard con memoria. Quello che c'è scritto di là lo devi scrivere dall'altra parte, quindi ti serve la stessa cosa.plt
e 7ps.qpt. Va bene. E a questo punto, se hai questo, devi dare il comando gnuplot 7ps.gpt. Dollaro minore significa il prerequisito, cioè sarebbe il nome del file.plt. Punto e virgola, c'è cioè che è finito sotto il cerchietto, però c'è un punto e virgola. E poi fai move output.ps in dollaro chiocciola. Dollaro chiocciola diventa il file. Quindi questo viene coniugato con gnuplot 7plt quota.plt punto e virgola move output.ps in quota.ps. E così dopo, quando tende di fare il transfer.ps, riapplica la stessa regola. Ok? Otherwise. Quando va a fare il PNG, applica la regola dopo. Ok? Questo per far vedere che si usa. Questo serve per fare un plot, serve per fare plot di funzioni di dati o funzioni matematiche. È molto carino. Avete mai sentito parlare del programma Maxima? L'avete mai giocato? Chi è che ci ha giocato con Maxima? Solo lui? Cosa fa Maxima? L'ho utilizzato tempo fa per calcolo numerico. Fa un po' di più del calcolo numerico, fa calcolo simbolico. Quindi potete chiedere, che ne so, di fare la semplificazione di un'espressione che comprende formule trigonometriche e derivate integrali, e lui le fa. Ok? È la matematica, è la calcolatrice del matematico. È praticamente un programma simile proprietario, si chiama Mathematica con la TH. Ok, anzi, nascono dallo stesso ceppo comune, poi una parte è stata separata e è diventata un programma proprietario, mentre l'altra è stata continuata ad essere a evolversi con il programma libero. Vi può servire per fare gli esercizi di analisi, per vedere se i risultati degli esercizi di analisi sono corretti. Niente, prima di parlare di questo, magari facciamo. Cosa è successo? Mi spiegate cosa è successo? Ho sentito il rumore strano, avete sentito anche voi? Hanno utilizzato una pausa, ma adesso pausa. Ah! Ma allora dite pausa, non fate dei rumori strani, dite pausa! Va bene, pausa. Allora, state attenti a non inciamparvi. Come dicevano, che erano Cocciante e Mina, è questione di fili. Ok. Allora, nelle chiacchierate della pausa mi sono venute in mente alcune cose. Cominciamo da quelle che non riguardano il corso, quindi se qualcuno finisce la sigaretta è lo stesso. Non so se vi ho detto che fra le attività della DM Staff in programma c'è quella di mettere insieme dei mirror locali, in modo che possiate avere già qui a disposizione su server locali, quindi scaricabile a velocità altissima, le ultime immagini dei vari sistemi liberi, Ubuntu piuttosto che Debian piuttosto, ok. Per ora, potete usare una macchina che non è locale ma è abbastanza vicina. Voi sapete che spero sappiate che esiste una rete, un pezzo di internet italiano dedicato alla ricerca e all'università.
che si chiama GAR, il nome è ignobile, Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca, l'ha inventato un ministeriale, non vogliatene. È in piedi da tanto tempo, è una delle prime reti nazionali europee, siamo stati nel 98-99 fra i primi ad avere il backbone nazionale a 2 megabit, oggi fa ridere, ma per l'epoca era all'avanguardia. E il GAR fa già il servizio per gli utenti GAR di mettere a disposizione un mirror, lo possiamo andare a vedere, anzi ne ha più di uno, quindi prendiamo quello di Milano, mirror GAR IT, vediamo se è scritto bene. E qui vedete per esempio che avete Ubuntu e qui avete la distribuzione Ubuntu, quindi potete usare questo come per aggiornare le vostre macchine. Avete in mente che c'è APT Source List, dove si mette dove prendere i sorgenti. Comunque ci devono essere anche la possibilità di avere, vediamo, le ISO, qui avete varie distribuzioni, guardate in giro perché Ubuntu Arcaio che sia qua, no, questo sono gli archivi. Comunque se prendete le ISO da qua, questo è molto veloce perché rimaniamo nella rete della ricerca, dal dipartimento usciamo con, per ora, adesso lo aumentiamo, con due canali 100 megabit, quindi 200 megabit, e poi dal CESA verso il centro andiamo al gigabit. Quindi qua si dovrebbe riuscire a scaricare, se non avete troppe interferenze con gli altri, decine di megabit secondo, e quindi si vengono giù in fretta i dati. Dal computer del laboratorio. Cosa? Dal computer del laboratorio. Dal computer del laboratorio mettete su chiavetta. Questa settimana, la prossima settimana ancora avrete il collegamento wifi nella nuova rete portatile che è nell'Ercolani, perché adesso le Ercolani potete già osservarle dalle finestre, non hanno più le macchine e quei tavoli sono a vostra disposizione. In questo momento gli elettricisti stanno montando le prese sui tavoli in modo che non vi dobbiate tuffare ad attaccare, anche perché, e stanno mettendo dei cavi di rete sui tavoli, ma la prossima settimana non saranno collegati all'altro estremo, però funzionerà con access point, ma presto attaccheremo quei cavi di rete in modo che voi abbiate al vostro portatile molta banda, in modo che possiate scaricare cose. Questo è libertà nella responsabilità, vi do tanta libertà, però se fate gli asini poi ne pagate le conseguenze. Se volete scaricare tutte le distribuzioni per provarle, non solo vi dico fate bene, ma vi dico pure bravi. Se invece fate altre attività che sono vietato, ovviamente, se qualcuno mi porta la prova che l'avete fatta, io non posso far altro che andare a consegnare la notizia di reato al sostituto procuratore di turno. Vi ricordo che se no io ho missione d'atti d'ufficio, quindi o faccio il reato io o lo fate voi, e io non ne voglia, ok? Quindi ditelo anche ai vostri colleghi, nel senso che l'ambiente, vi ricordo sempre che fra farsi fatti propri e farsi fatti degli altri esiste una via di mezzo che è farsi gli affari sociali, cioè badare a cose che interessano solo la vita privata degli altri è sbagliato, ma dire agli altri che stanno sbagliando mentre stanno facendo qualcosa che rovina qualcosa comune va fatto, non è farsi gli affari degli altri a quel punto.
E quindi se siete in laboratorio e vedete qualcuno che si comporta male, per voi, per mantenere i privilegi che avete, che se guardate in giro gli altri corsi di laurea, gli altri organizzazioni, conosco dei corsi di laurea in Italia dove i ragazzi vengono portati in fila per due nei laboratori, fanno l'esercizio e escono, perché il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. Avete in mente che tipo di apprendimento avete con dei corsi del genere? Voi avete dei privilegi, però dovete mantenerli. Allora, quindi ci sono i mirror del GAR, ce ne sono diversi, hanno contenuti diversi, perché si sono divisi i compiti. Che io sappia c'è Milano, ci deve essere Roma e Napoli, poi c'è anche Bologna. Questo è però lo stesso contenuto quanto fare Roma con Milano. Vediamo se c'è Bologna. Cioè c'è anche Bologna, quindi prendete Bologna e cominci. Bologna è recente, ricordo. Allora, invece, a parte questo, e presto invece li avremo anche sul nostro sistema. Appena la DMSTA mette il servizio, vi dice come fare a usarlo e potete avere tra l'altro, se volete provare sistemi operativi, non so se ve l'ho fatto vedere, ma a inizio anno era giù per motivi tecnici. Avete sempre, adesso tornati in piedi, questo è un progetto mio, può essere tutto un, questo serve per provare sistemi operativi. Questo è lo zoo dei sistemi operativi, vedete tutti i nostri belli animaletti. E qui questo è un catalogo di immagini, adesso stanno mettendo nuove immagini. Sono immagini di sistemi operativi pronti e installati per macchine virtuali, KVM e Chemo. Quindi se voi prendete, copiate l'immagine qua, se lo copiate è locale, voi potete, senza installarlo nel vostro sistema, provare BSD piuttosto che una Fedora e vedere quali sono le differenze tra i sistemi operativi. Alcune di queste le potete provare anche senza neanche fare download, perché si chiama FreeLILO OS 2, che è qua. Dovrei avere già installato, quindi dovrebbe funzionare. Ok. Questo. Qui però un proxy, speriamo che vada bene. Un cavo di crociere, diceva quello. Vabbè. Quando fate clic lì vi compare un elenco di immagini e potete... sì, è arrivato. Qui. Here. Guarda che la rete non c'è una sketch in questo momento. Secondo me il problema è che abbiamo un proxy di mezzo. Sì, io sono molto cocciuto. Thank you.
Voi sapete che nei frasi potete avere più profili, perché addirittura adesso tiro giù un browser qua. L'altro poverino non ce l'ha fatta, ne ha messo 44 browser. Questo è un progetto tedesco, ma volevo farlo. Ecco, vedete? Qui prendete una di queste, adesso queste sono un po' vecchie, le stanno aggiornando, però se le prendiamo qualcosa di facile. Reactors. E poi se guardate sotto, adesso vi allargo la finestra. Non allargate troppo, c'è da qualche parte load image. Ora però ci vedete che funzioni, perché hanno già fatto tutti gli schermi. Comunque è stato un suono sinistro. Quando ho detto che il proiettore era morto, mi ha detto il luogo giusto. Allora, se avesse funzionato, entra il browser, sarebbe partito in una finestra, sarebbe partito il praticamente un Netflix Java che fa da visualizzatore remoto della macchina virtuale che funziona da noi. Quindi voi provate una macchina che funziona sui nostri sistemi. E quella cosa che c'era qua, eccolo lì. Attenzione al cavo, è un cavo in mezzo, così dovrei fare un attimo e ricordare dopo. Se avete una Java Virtual Machine collegata al vostro browser che quando ha un applet vi fa partire l'applet, è già sufficiente. Basta quello e funziona, perché abbiamo utilizzato un client visualizzatore remoto, il protocollo si chiama UNC, che è presente come per Java. Quindi per fare quello non vi serve niente. Invece per fare download dell'immagine e farla partire presso di voi vi serve una versione decentemente aggiornata di KVM o KEMU. Se lo fate con KEMU andate più piano, se lo fate con KVM andate più veloce. Però per far funzionare veramente KVM vi serve una di quelle CPU moderne che hanno l'accelerazione per la virtualizzazione, che in test si chiama VTX, invece in AMD non mi ricordo come si chiama. Però se avete, ok, speriamo che non sia morto anche questo. Ah,
sensibilizzare la signora che anche questo. Sì, no, l'altro giorno dava dei, l'altro giorno dava dei segni di squilibrio. Allora, tiro fuori dal mio kit d'aula una prolunga GA e andiamo avanti. Abbiamo risolto i problemi. Adesso se no abbiamo sempre l'ultima chance del mio picco proiettore. Però il picco proiettore, il problema è che non me lo fate vedere l'altra volta, sì. Sì. Solo che per una stanza così grande non ci si riesce, fa un'immagine piccolina. Non... comunque, se anche questo salta, usiamo quello. Allora, vediamo se riusciamo a farlo partire. FreeDOS. Ecco. Ho fatto partire solo un FreeDOS. Adesso vedete lì dentro che parte il visualizzatore con carne per piacere, diceva quello. Ecco, vedete? Che cosa ho fatto partire? Questo non è un FreeDOS. Qui ho la tastiera, posso controllare, vedete, dire quale kernel far partire. Siccome queste immagini sono ad uso pubblico, viene date 2 ore di funzionamento, dopo 2 ore di funzionamento vengono automaticamente spente. E così vedete che sta facendo boot di un kernel, ma questo kernel è sulla nostra macchina. Questa è la tecnologia con la quale sarei in grado fin da ora di fare un museo dell'informatica, in modo da far vedere com'erano i sistemi operativi di 2 anni fa, 10 anni fa. E sarebbe molto interessante, ma come vi ho detto non posso per ragioni legali, perché per il software libero posso fare quello che voglio, per il software proprietario anche il software che non viene più usato, il software tipo software per Commodore 64 Apple II, a me piacerebbe far vedere agli studenti come si lavorava ai tempi dell'Apple II, non posso. Ok, lasciamo questo che va e lo verremo a vedere dopo. Ma è strano, questa è la catalogo come FreeDOS, ma questo è Linux. Secondo me quando l'hanno tirato su hanno sbagliato la corrispondenza fra immagini, però è lo stesso. Ecco, qua invece in questa finestra che è il terminale di rete sono andato nella directory principale di una distribuzione Linux, di un kernel di Linux. Questo è un kernel, è il 2636 release candidate numero 7, che è abbastanza recente. È già uscito il 2636? Sì. Questo era poco prima che uscisse una dei candidati. Quando il kernel viene fatto in questo modo, una volta che è finita una versione si prendono, la discussione continua sempre, ma si prendono le feature che, o i bug fix che sembrano arrivati a un punto, e si incomincia a lavorare a mettere nuove funzionalità, driver, mettere a posto nuove caratteristiche o fissare cose che non funzionavano bene prima. Ad un certo punto Linus dice, che è il coordinatore del progetto, dice: adesso facciamo freeze, adesso un po' che è dentro, che è fuori nel nascondino, adesso facciamo punto fermo. Allora a quel punto non si mettono più nuove funzionalità, ma si tenta di fare una nuova versione. A quel punto si prova a fare il primo candidato di versione, tutti lo proviamo, vediamo se ci sono dei problemi. Se ci sono dei problemi non sono nuove funzionalità, ma solo
mettere a posto la versione con tutto quello che abbiamo al momento del freeze. Si fa il secondo candidato, poi il terzo candidato, n candidati, quando si vede che la cosa sta convergendo, quindi credibilmente le cose sono andate a posto, quella viene rilasciata e ricomincia il ciclo di discussione da capo. Fino a poco tempo fa c'erano le versioni pari e dispari. Le pari erano quelle stabili, le dispari erano quelle instabili, adesso non più. Comunque, io mi sono divertito a fare ls ricorsivo file graph di tutti i file che finiscono per punto c, quindi sorgente c, e contali. Quindi in questo momento il sorgente c ha solamente 14.962 file punto c che lo compongono, quindi circa 15.000 file.c, e io do il comando qui. Quella è un parametro della, è un parametro del make, perché lo faccio per l'architettura user mode name, quindi metto come è una costante del make. Io faccio make arc uguale um, e questo sta scandendo tutto l'albero. E invece ho fatto, perché non mi è cambiato nessun file e quindi non dovevo fare niente, ma ha scandito tutto l'albero, e se ci fosse stato qualcosa da fare, ora ci divertiamo a far finta cambiamo un file, quello che mi sta più simpatico, che è MP3. Touch è come un editing nullo, cioè come che touch cambia la data solamente. Quindi cambio questo e torno a dare il comando di prima. A questo punto si è accorto che il P3 era cambiato, allora ricrea anche il punto O. A questo punto deve ricreare anche l'eseguibile VM Linux, deve fare il link per linkarlo come eseguibile, in questo caso per vari motivi deve fare tre livelli di linking, e ha finito. Quindi ho cambiato un file per 15.000, make è andato a vedere cos'era cambiato, ha seguito tutti quegli alberi di cui parlavamo prima e ha rifatto il minimo. Avete idea di che cosa sarebbe stato farlo con uno script che compilava tutto? Quella cosa lì, la prima volta che l'ho fatta, nonostante che la macchina sia una macchina piuttosto tosta, mi è costata mezz'oretta di andare a prendere un caffè e tornare. Ok, ho ancora le vecchie abitudini di quando avevo le schede perforate. Ok, caffeina e cioccolato sono stupefacenti per gli informatici. Ok, però non esagerate, né dell'uno né dell'altro. Vediamo su questo che cos'era. È ancora lì, non so perché. Allora, torniamo alla nostra slide per il sogno. Qui possiamo chiudere questo per un esempio. Tra l'altro, adesso queste macchine sono scollegate dalla rete, perché ovviamente non possiamo consentire al primo che passa di qua di usare le reti dell'università per uscire. E invece il ragazzo della team staff che sta curando queste cose sta collegando le reti virtuali in modo che chi le adopera possa attaccarle alla rete di casa sua, cioè la macchina è presso di noi ma è attaccato alla rete di chi lo lancia remotamente, in modo che possa anche trasferire dati, fare elaborazioni, ma noi non ci prendiamo nessuna responsabilità, perché se dobbiamo mandare una lettera minatoria a Travaglio, perché se dico a qualcun altro qualcuno dice che sono di parte, a Travaglio poi non salta fuori che siamo stati noi, si prende a lui la sua responsabilità come logica, perché ci va da casa sua la lettera, non da noi. Ok, va bene. Allora torniamo di là. Allora, leggete, nonostante che sia piccolo, c'è un fondo, no?
metri più avanti. Cioè, mi sembra. Un altro problema è la portabilità. È la portabilità. Prima abbiamo visto che nel linguaggio C ci sono tante belle cose che ci aiutano per la portabilità. Per esempio, il preprocessore ha quelle definizioni, possiamo fare le compilazioni condizionali. Però non basta. E come faccio a fare un makefile che vada a controllare su che architettura sono, mi cambia a seconda dell'architettura? E magari non c'è solo portabilità di architettura, magari c'è anche la compatibilità con le librerie, perché se una libreria c'è la posso utilizzare, se una libreria non c'è posso dire installa prima la libreria, oppure potrei far funzionare lo stesso il mio programma con altre funzioni che metto io al posto della libreria. Non saranno efficienti come quelle della libreria, ma posso sostituire le funzionalità della libreria. Però io ho bisogno di far controllare al sistema queste cose. Tra l'altro, pensate a scrivere un makefile per 15.000 file. No, è un po' pesante anche quello. Quindi l'idea che è venuta è quella di fare, cosa fa un informatico quando ha un problema? Se ha un problema a un livello, dice aggiungo un livello. Quindi se ha un problema nel fare un make, crea uno strumento che fa i make. Ok? Non c'è mica problema, basta aggiungere un livello, se facciamo maggiore astrazione. Il primo che fece questa cosa, i primi che fecero questa cosa, furono quelli dell'MIT con X. Avete X, cioè X-Window. Sapete che cos'è X-Window? Ve l'ho detto. No? Sì. Allora ditemi che cos'è, che vediamo se ve lo ricordate. Cos'è? Secondo me non ve l'ho detto. Allora ditemelo secondo la vostra esperienza che cos'è X-Window. Però ve l'ho detto. Siete voi che non vi ricordate. Cos'è? La prima interfaccia grafica che ho ideato. Mi sembra la prima interfaccia grafica che ho ideato per il sistema operativo. Non è un'interfaccia grafica, ma è un sistema grafico client server, e prima ancora è un protocollo grafico. Non vi ho detto la differenza che passa fra la grafica di X-Window e gli altri sistemi grafici? No. Bene. Allora, X-Window è un protocollo. Voi sapete cos'è un protocollo? Se non lo sapete, vado a chiederlo a Ghini e poi vi faccio dare la sgridata da Ghino da Panzeri, perché a quest'ora ve l'hanno già detto sicuramente cos'è un protocollo. Allora, è un linguaggio temporizzato per la comunicazione, quindi stabilisce il dialogo. Ma chi è che dialoga? Io uso un mouse. Adesso questo è X che sta facendo vedere questa finestra. Qual è il dialogo? Il dialogo è fra un server X e un client X. Qual è il server X? Il server X è un server per interazioni grafiche. Quindi il server X è nel posto dove c'è lo schermo, il mouse e la tastiera. I vari programmi che usano X sono clienti di questo server. Un programma che si chiama browser, che qui vi sta facendo vedere le cose, come cliente manda delle richieste al server grafico dicendo, che dicono tracciami una linea da qui a lì, e il server risponde fatto. Oppure il server manda una chiamata a ritroso dicendo guarda che mi hanno spostato il mouse da qui a lì. Ok? Qual è la differenza fra gli altri
sistemi di supporto delle interfacce, perché le interfacce grafiche che sono su X, quelle che danno il look and feel, si chiamano GNOME, KDE, che quelle che danno il look and feel, ma non c'entra con X. X è sotto e dà il supporto per fare l'interfaccia. La differenza è che voi potete avere, se io faccio SSH main grande mad, per esempio Maddalena, metto la password e faccio X clock, questo orologio è in funzione sulla macchina che sta sul mio tavolo nel mio studio, e il cliente là e il server qua. Questa cosa, quelli che hanno il supporto grafico nel kernel della macchina non sono in grado di farlo, ok? Quindi senza X-Wind, quelli che fanno gli studi di meteorologia dovrebbero prendere armi, bagagli e andare dove c'è il supercalcolatore. Invece grazie a X-Wind se ne possono stare qua al dipartimento di fisica ad avere il supercalcolatore a Casalecchio. Quelli che lo fanno per altre regioni d'Italia se ne stanno nella loro regione e hanno il supercalcolatore sempre a Casalecchio, perché Casalecchio è sempre vicino, ma perché siamo fortunati che l'abbiamo qua. Ma ok, quindi il bello di X è che stacca il posto dove avviene l'elaborazione grafica da dove avviene l'interazione grafica, e in mezzo c'è un protocollo, e il protocollo come si chiama? X, ok? Quelli di X, quello affare lì, il server X che sta dietro, le librerie di X, non sono banali, e sono stati fra quelli che hanno avuto il problema, ma questo codice è grosso, scrive a tutti i make, ci rompe le scatole, e inventarono l'e-make. E tra l'altro per fare X, siccome era tanto grosso, è tradizione, dovete scrivere make word. Come infatti... Una cosa degli informatici è che sono capaci di fare, di mettere i loro procedimenti logici in sistemi automatici che replicano il loro pensiero. Allora molto spesso hanno questa identificazione con Dio, che pensano di dar la vita a qualcosa, e quindi quando fanno una cosa grossa la chiamano mondo e fanno il mondo. Io lo suppongo che non l'abbiano fatto in 6 giorni, quindi è ancora più bravo quell'altro. Ok? Comunque, hanno fatto l'enigma, ma questo per dirvi la cosa storica, e poi, invece, poi la cosa è andata evolvendo, sono stati fatti degli strumenti capaci di fare non i make, ma di fare gli strumenti per fare i make, nel senso che si fa una costruzione generica con uno script che prepara uno script, non so se l'avete mai visto, si chiama config questo script, quindi da una descrizione ad alto livello con dei tool viene generato uno script che si chiama config, in modo che all'utente si dà tutta la gerarchia sorgente più uno script che si chiama configure. Lo script controlla tutto ciò che c'è nel sistema e mette a posto le costanti a seconda di se c'è quella libreria, non c'è quella libreria, qual è l'architettura e così via, in modo che poi la compilazione venga fatta esattamente per l'ambiente dove il programma andrà ad essere eseguito, ok? Ma molto spesso si fa senza pensare, perché si legge nel readme, si fa così, e quindi si prende la gerarchia sorgente, e come molte persone pensano in altri ambienti che installare un programma si faccia avanti, 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 qual è l'ultimo? Fine? Allora vuol dire che lo usate. Dall'altra parte pensano che il modo per compilare sia fare configure return make return, senza domandarsi cosa fa quel config, come salta fuori quel config, l'hanno scritto a mano quel config? No,
sono dei tool automatici che lo creano. E questi sono gli auto tool. Se il link mi pare complesso, l'auto tool sono quei belli strumenti che talvolta funzionano perfettamente, ancora vi domandate perché. No, allora, si chiamano auto tool perché ce ne sono tanti. Esiste l'automake che vedete lì, che dà una, diciamo, dichiarazione ad alto livello di come, di cosa volete come makefile. Quindi dite semplicemente: questa è una libreria ed è fatta di quei pezzi, voglio fare questo eseguibile, questo eseguibile deve essere installato, o questo è un eseguibile di servizio, questa è la pagina manuale, e lui vi crea questo file makefile.in dal makefile.am. il sorgente, l'AM, l'output è l'IN. Poi vedete quell'auto header? L'auto header va a cercare da solo in mezzo a tutti i sorgenti, quindi fa un'analisi dei sorgenti e va a vedere il vostro include, e quindi dice: ha fatto include, quindi questo dipende da quello, questo dipende da quello. Quindi non dovete stare a mettere le dipendenze, per le quali potreste anche sbagliare, ve ne scordate una. No, è lui che va a vedere e vi crea le dipendenze e le mette sempre nel makefile.in e nel configure.h.in. A questo punto chiamate l'autoconf, che prende quelle due cose lì. L'autoconf vi genera proprio quella script configure che di solito vedete già fatto, e il config.h. A questo punto qui ci si ferma normalmente e si dà così all'utente le cose. L'utente fa configure e configure con il config.h genera i vari makefile, che sono quelli che abbiamo visto prima, ma non li avete fatti a mano, vengono fatti automaticamente. Ok? Quindi qui è un esempio per farvi capire. Addirittura il configure.ac è semi-automatico. Voi chiamate questo autoscan, che è un altro auto tool, che vi va a cercare il sorgente e dice, e vi fa uno scheletro, diciamo sempre nel dipartimento giusto, di configure.ac, ok? Che si chiama configure.scan, e ve lo dice che non è completo, perché vedete che sì, comunque vedete che ci sono delle cose generiche tipo full package name, version, quelli ovviamente sono dei tag che dice sostituiscili tu con il nome esatto. E quindi bisogna, vedete, cambiarlo, sample, le righe rosse sono quelle che abbiamo cambiato, che diceva nome della procedura, sample, versione 1.0, e poi dice, tipico del software libero, mettici il tuo indirizzo di posta elettronica, che se fai dei guai ti veniamo a cercare. Ok. E a quel punto, riga commentata, perché non abbiamo bisogno di un punto H, quindi vedete, vi dà un aiuto, ma poi dovete voi farlo a mano, andare a vedere. A questo punto fate automake, che prende l'autoscan in, che è stato generato prima dall'autoscan, e makefile am, e vi crea makefile.in. A questo punto cosa fa? Questo è sempre quello di prima, che abbiamo aggiunto una riga,
Il make file punto m, ecco, questa è la struttura del file che bisogna scrivere a mano. Ha tutti i tag fatti in questo modo. Un tag che significa qual è la funzionalità del programma. Questo dice che è un programma da non installare, quindi è un programma di prova. Se aveste messo inst program, si sarebbe configurato e avrebbe generato il make con il make install da mettere veramente per l'installazione. Voi non dovete scrivere make install, ci pensa automake a farlo. E poi ci sono i tag per dire se lo avete installato in maniera diversa. Guardate nel manuale qui che cosa potete mettere. Questi tag sono strani, questi sono i programmi. E poi vedete che si chiama sample. I soggetti di sample, le scritture così, sono questi. Bin programs. Se avessi messo questo, sarebbe stato un programma da mettere in user. Normalmente, se fate una cosa del genere, si configura per mettere in user local bin. A meno che voi non diciate all'automake, no, voglio sto facendo un pacchetto per distribuzione, allora ve lo mette in user bin. Questi sono gli include, oppure questa è una libreria e allora si configura per fare una libreria. Ci sono i libtool che sono potentissimi, sono in grado di creare le librerie dinamiche, i makefile per le librerie dinamiche in maniera corretta. Struttura generale, dove minuscolo underscore cosa, cioè vedete, non installato programmi, sample i soggetti, vai a mettere il bin, questi sono i programmi, ok? Questa è la struttura standard. A questo punto fate automate. Automate vi dice, siccome vuole la struttura standard delle distribuzioni, dice stai attento che mi mancano quei file, cioè per fare una distribuzione sorgente fatta bene occorre che tu metti un file chiamato authors, in cui ci metti gli autori, un file che si chiama readme, in cui spiega che cosa serve e come si fa, un file che si chiama news, in cui metti le versioni come si sono andate evolvendo nel tempo, è un file che si chiama changelog, in cui metti proprio il diario di bordo. News sono le novità, sono le mettete le, più che altro pubblicitario fra virgolette, mettete in questa versione c'è questo, invece changelog versione per versione, di solito i changelog sono scritti a ritroso, quindi metti le cose più nuove in cima e poi vanno in giù con le cose più vecchie. A questo punto vedete che vengono, lì viene fatto un touch, non sarebbe la cosa bella da fare, ma viene detto, vengono messi i file vuoti per tenere buono l'automake. Voi dovreste scrivere i file. A questo punto automake fa il suo dovere, chiamate autoconf che fa il suo dovere e siete arrivati al punto in cui sono le distribuzioni che sorgenti che vi arrivano di solito quando scaricate dalla rete, ok? Quando lanciate configure, vedete che fa tante prove. Configure è uno script che viene organizzato per provare c'è questo, c'è quell'altro. Vedete che dice guarda se l'ambiente è sano, completo, se manca qualcosa, manca il compilatore. Poi guarda che cosa c'è. C'è se make supporta gli insiemi, se c'è GCC, se come si chiama il file di default del compilatore, si chiama app.out, fa una prova a vedere se il compilatore sembra funzionare correttamente e fa molte prove. Alla fine, quando ha fatto tutte le prove, vedete cosa dice
creo il mainframe e crea il mainframe e fa un update per tutto ciò che è, ha delle dipendenze. A questo punto si può fare make, potete fare make e make vi fa quello che serve. Per vedere un esempio, facciamo questa cosa storta in discesa, prendiamo qualcosa solo per comodità, prendo qualcosa che conosco bene, niente, facciamo una cosa, se però fosse una persona che non conosce il progetto, bravo, come posso fare? Allora, facciamo in due modi diversi. Poi andiamo in slash tmp e facciamo update get source, per esempio VDE2. No. Allora come si chiama VDE2? Ok. Questo è il comando di Debian Ubuntu, se volete un sorgente. Volete vedere com'è il sorgente di Bash? Della shell, fate apt-get source shell, volete addirittura inserire sorgenti della libreria C, apt-get sorgenti di GCC, basta fare così e arrivano i sorgenti. A questo punto ho creato una directory VDE2.3.3, ho preso questo perché lo conosco bene. Eccolo, la directory, e vedete che qua siamo arrivati al punto in cui c'è il configure, ok? Ma c'è anche il configure a C, perché qui per scendere la distribuzione sorgente nella distribuzione andiamo già al configure. Quindi qui posso fare punto barra configure e vedete che fa tutti i controlli ne fa tanti, vedete che controlla le funzioni di libreria, controlla quanti sono archi sorgenti e crea tutti i mainframe, e questa è una gerarchia che ne ha tanti. E poi tra l'altro mi dice, guarda che io te l'ho configurato così, quindi l'ho configurato perché ci potete anche mettere delle opzioni. Qui ad esempio il kernel switch è disabilitato. A questo punto posso fare make, ma andiamo a vedere per esempio, qui non è molto interessante. Vediamo configure. Punto C, però questo è un po' incasinato. Questi sono i controlli che fa, però questo è quello che vi ho detto fa con autoscan, che poi dovete andare a cambiare. E andiamo a vedere mainframe.am, che sono queste sono le cose che abbiamo scritto noi, queste tutte le altre. Ecco, questa mainframe dice che ha quattro sottodirettori che si chiamano include source man e docker, e ci sono questi file che sono fuori dalla extra per la distribuzione, dove c'è copying, che sono le licenze delle varie parti. Quello che abbiamo scritto noi è VDE e GPL, altre abbiamo dovuto specificare, altre licenze di sottoparti, tutte libere ma diverse. Ok,
extra clean fa this clean, dipende da this clean e fa quel comando lì. Poi andiamo a vedere ad esempio la directory dove c'è lo switch. Vedete, io dico in questa directory devi generare un eseguibile che andrà in bin che si chiama VDA switch. VDA switch è composto da quei sorgenti e giù la lista dei sorgenti. Ricordati che quando linki devi aggiungere quella libreria là, devi aggiungere al preprocessore quella cosa e aggiungi come flag al compilatore doppio wall. L'avete mai visto al compilatore? Serve dammi tutti i warning. Quello lo metto nel programmatore side per dire guarda che qua non è che ti ha nascosto delle sbavature di programmazione, questi sono programmi scritti bene che non hanno warning. Anche pedanti. Anche pedanti, che è l'altro modo. E qui siccome vedete che è multi ambiente, se lo compiliamo su Darwin, sapete cos'è Darwin? È il kernel di macOS 10. Se lo compiliamo su Darwin, allora cambia il parametro. La sfiga delle portabilità ha deciso che il parametro per dire che la compilazione è dinamica è dynamic e non meno era dynamic. Se è sperimentale aggiungi quella parte lì e per le librerie andiamo a vedere come è fatta una libreria. No? Andiamo a vedere la libreria ls lib. Ecco, vi hai make file punto m. Vedete, stavolta guarda che le librerie che devi fare sono queste, ok? Non so quanto abbiate visto le librerie. Uno dice ma il formato LA non esiste, non troverò mai una libreria formato LA. Troverò le librerie formato SO, le librerie formato, siccome architetture diverse chiamano le librerie con dei suffissi diversi, altrimenti si è inventato l'LA che non sarà mai un file, ma sono le librerie. Infatti se andate a vedere questa, dopo alla fine la chiama punto .so, shared object, come sono le librerie dinamiche. Questa libreria, queste sono le varie flag, poi ci saranno i vari sorgenti. Queste sono le flag. Non ci sono perché ognuna ha, non è stato necessario perché ognuna ha il suo sorgente. Quindi quando non lo scrivete, lui deve fare una libvda hist, sarà la libvda hist.c. Allora a questo punto mi basta tornare alla radice di questo. Adesso faccio make ed ecco che parte a compilare tutti i pezzi. Se provate a leggere il makefile, dopo ve lo faccio vedere il makefile, è leggibile perché il makefile generato dagli autotool è per una elaborazione meccanica. E quindi si compila tutto, ha finito la compilazione, ha compilato tante cose, ma ha generato i makefile per tutto. Adesso
proviamo a fare l'altro passaggio. Invece di prendere il sorgente da qui, andiamo a prendere proprio l'ultima versione, e l'ultima versione si prende la source forge. Quindi io arrivo alla pagina di source forge dal wiki del progetto. Questo è il wiki del nostro progetto. Quel pacchetto Debian di prima è un pacchetto Debian su sorgenti del mio gruppo, è per quello che vi dicevo, lo conosco bene. Ok. Allora andiamo su varie cose. Virtual Internet è qua. Questa è la pagina di Salesforce e ci deve essere da qualche parte il link alla project page, che è questo. Qui sono state, io sono RD235, ok? Perché il nick RD235? RD ovviamente sono le mie iniziali. 235 perché è un nick storico. Quando la rete era ancora gestita dal Pentagono, tutti gli amministratori di internet nel mondo ricevevano un nick dal Pentagono perché li voleva catalogare tutti, e il mio era dei 235, quindi è un po' come dire un nick di quel genere. È da un po' di tempo che sono in giro, no? E poi 235 è un numero particolare, è il numero dell'uranio non arricchito, che deve ancora essere arricchito, se no diventa 238, e quindi vuol dire che ho sempre voglia di arricchirmi di qualcosa, non economicamente, ma in conoscenza. Allora, hanno nascosto tutto sotto il click develop. Se fate develop vedrete che si aprono nuovi. Questa è una scelta del suo sforzo, non la condivido. Si aprono nuove cose. E per esempio dice, guarda, il codice, qui potete guardare il codice, e questo ve lo dico per tutte le... i pacchetti, potete trovare il codice e guardare che ho fatto, ma adesso trovo VD2, quindi adesso invece vogliamo prenderlo, e tra l'altro su Sport vi dà già l'indicazione per prendere questo sorgente. Come fare? Sono andato proprio indietro. Per prendere questo codice potete dare il comando che comparirà lì dove c'è la freccetta, e anzi per non prendere troppa roba prendiamo solo la versione corrente. Quindi adesso andiamo qui, passiamo a livello sopra, mkd source forge cd.chiamativo$, e ora faccio quel comando che mi dicono loro, ma invece di prendere tutto il VDE scrivo barra frank VDE2, perché sennò mi prende anche tutte le versioni sperimentali. Ok, aspettate un attimo che si mette d'accordo, e poi se tutto va bene scarica. Scarica l'ultima versione, cioè proprio quella di lavoro, quella dove pochi giorni fa ho letto adesso che Daniele Camera, lì che si firma Daniel Linux, ha fatto una patch, si vede che c'era un qualcosa che non andava. Adesso andiamo dentro questo directory VDE e notate quant'è più asciutta. Qui non c'è lo step configure, ok?
allora dovremmo fare tutta la catena auto scan, auto qua, auto di là. Cosa fa un informatico quando troppe cose da fare? Fa un comando che riassume il precedente, e quindi il comando che fa tutta la catena, se avete tutto pronto, si chiama autoreconf pronto per l'installazione. Meno E. Qui sta esaminando tutta la gerarchia dei sorgenti, sta prendendo fuori le dipendenze degli include, sta creando i makefile.in a partire dall'M. E fatto tutto questo, ci conduciamo a casa precedente, è saltato fuori il configure, ok? E quindi adesso possiamo fare configure make come prima. Il problema è che se questo SVN, questa distribuzione insorgente, va in mano a uno che ha Darwin, nel momento in cui è andato a fare l'autoconf-i, ha guardato l'ambiente, ha messo a posto tutto, e quando fa configure mette a posto tutto per lui, ok? Non abbiamo il sorgente per quelli che hanno Darwin, il sorgente per BSD, i sorgenti per 64-bit, 32-bit. Il sorgente è uno con dentro gli step al posto giusto, e ognuno fa questo meccanismo e lancia, ok? Ma poi ci sono i manuali di autoconf, degli autotool da guardare, e come sempre non vi venga a dire il comandino X, il comandino Y, provate, perché se volete fare del codice in maniera professionale, questi sono i tool da usare. Cos'è quell'SVN che ho detto prima? E qui viene la terza parte della lezione di oggi. Cos'è quell'SVN? Mi avevo anticipato, quando mi avevo fatto il riassunto iniziale, che avevo parlato del make, degli autotools e degli strumenti di programmazione cooperativa. Il progetto, quello lì, avete visto? Gli amministratori del progetto siamo 5, gli sviluppatori siamo una dozzina. Come facciamo? Ognuno di noi vede il bug report oppure vuole implementare una nuova funzionalità. Cosa fa? A casa sua la prova, l'installa, vede se funziona e poi la vuole condividere con gli altri. Abbiamo dei repository, dei depositi condivisi. Ognuno di noi ha una copia del codice nel deposito, la può modificare localmente, poi può fare l'aggiornamento della copia modificata. Bene, però questo basterebbe un file system condiviso. No, vedete quella parolina, versioning. Questi sistemi sono in grado di tenere la storia delle versioni, chi ha fatto cosa, ed è molto utile. Perché, per esempio, ci sono tanti casi possibili. Per esempio, uno può ad un certo punto fare fork di una versione sperimentale e vuole sperimentare un cambiamento strutturale pesante, ma non vuole andare a impattare la versione ufficiale. Perché questo affare qua che avete visto, c'è un tot di persone che l'adoperano. È questa rete virtuale è implementata come supporto standard in VirtualBox, KVM, KEMU, UserMod Linux. Se smetto di farla funzionare è un po' di lamentele, non è che possa permettermi, e non solo, è software libero, capo progetto sono io, e la prossima volta che mi faccio vedere in giro se la prendo com'è. Per esempio il 5 e 6 febbraio a Bruxelles al FOSDEM, ve l'ho detto che c'è questa grande, non vi ho detto che ieri mi hanno detto che mi hanno assegnato per i miei progetti un'intera sessione che dura tutta la giornata di domenica dalle 9 alle 17,
quindi ho una stanza dove dovrò gestire io il programma per i miei studi di virtualità, ok? Per esempio mi trovano lì e mi prendono e dico cosa mi hai combinato, non mi funziona più nulla, perché io sono una persona con nome e cognome e non sono un programmatore di multinazionale che, per il quale si vede solo la marca della multinazionale. Allora si può fare il fork sperimentale, oppure può capitare, e non sapete, in questo momento abbiamo un problema, non noi ma quelli del kernel, con Usenet Linux, che abbiamo scoperto che c'è un bug, ma il bug non è stato messo adesso, è un bug di cui ci siamo, e quindi si fa come si chiama la bisezione. Avete in mente la ricerca dicotomica? Facciamo questo, cioè prendiamo la versione, una versione un po' di tempo fa, e proviamo. Qui il bug non c'era, se c'era andiamo ancora più indietro, ma quindi arriviamo a un certo punto che abbiamo un punto attuale dove il bug c'è, il punto in cui il bug non c'è. Allora dobbiamo tirare fuori la versione in mezzo fra le due e vediamo se c'è o non c'è, e così facendo andiamo a vedere il punto in cui è stato inserito il bug, ok? E perché riusciamo a fare questo? Perché con questi strumenti possiamo dire: mi ridai indietro la versione che aveva il primo gennaio? E lui, bravissimo, ci ridà l'intera struttura del sorgente come l'avevamo il primo gennaio, come se fosse una macchina del tempo. E in questi casi è favoloso, perché uno va a vedere qual è stata la modifica che è stata fatta per introdurre il bug e lì va a cercare qual è stata la corbelleria che è stata fatta. Ok? E non solo, ma c'è nome e cognome. Qui. CD source VDE switch SMN annotate VDE switch.c pipe more pipe less. Ops, perché? SMN, grazie. Ogni riga del file c'è scritto da che versione è così e chi è stato l'ultimo a modificarla. Quindi le prime tre righe le ho scritte io e vengono dalla versione 40, poi nella versione 60 le due righe per degli ho chiuso quella riga. Poi vedete 40, 271 e ogni riga ha chi ha fatto l'ultima modifica. Adesso vediamo di trovare qualcuno. Questa parte penso è stata poco modificata. Vediamo se c'è qualche altro autore qua. Vabbè, Gardner. Ecco, c'è stato un altro autore. Vabbè. Siccome il main si vede che non aveva molte. Shamash. Tutti i nostri ex laureati, Gardegni a Parigi, Shamash in Irlanda, collaborano per il progetto. Ok, e quindi abbiamo bisogno di questi strumenti cooperativi che abbiamo visto adesso. Ho trovato. Ne esistono, sono tre quelli principali: CVS, Concurrent Versioning System, che è più storico, ormai sta andando in disuso, possiamo dire quello che si usa come termine tecnico è deprecato. SVN e adesso c'è Git. Fanno praticamente la stessa cosa, ma lo fanno in modi diversi.
ci può essere, fa al grosso guaio che al versioning al file. Allora ogni file ha il suo catalogo delle versioni, allora risulta più difficile rispetto agli altri tornare indietro in una versione passata. Dovete andare voi a scoprire ogni file quale versione aveva quando vi serve, perché in realtà fa una gestione anche piuttosto banale sul lato server. Invece SVN usa un database dal lato server e quindi ha una gestione migliore sia dei branch, delle versioni, delle diverse funzionalità, sia delle diverse versioni sperimentali, versioni personali, sia del numero di versioni unico per tutto il progetto. Quindi se cambiate un file cambia il numero di versioni a tutti i progetti, così potete avere tutto il progetto organizzato. Git è l'ultimo ed è casomai si può accendere una luce a quest'ora ormai. Lui uscendo, allora do un compito, visto che vuole uscire, lui uscendo trova un interruttore, accende una luce e là dove è? Da qua la scrivania. Poi Pietruzzo, anche se non so se quella Fiat lì sta bene in Italia o meno, quell'altra dice che sta meglio fuori che in Italia. Allora, vi dicevo, vi ho detto, e che cos'è Git? Git è il sistema di versioning più evoluto, scritto, la prima versione è scritto proprio in mano propria da Linus Torvalds in persona. Che caratteristica ha? La caratteristica rispetto agli altri di essere completamente distribuito, mentre SVN e CVS hanno l'idea di un server dove c'è il deposito, Git no. Git ogni copia ha la stessa dignità di tutte le altre copie. Ok? E quindi cosa? Una sorta di peer-to-peer. È peer-to-peer. Ah. Sì, è peer-to-peer, non vuol dire solo quella cosa per copiare i file che molti dicono che è reato e peccato per diventare ciechi. Non è quella. Non è quella. Perché dipende sempre dai contenuti, ovviamente, che andate a scaricare. Ma peer-to-peer è qualsiasi architettura dove non c'è un ruolo gerarchico fra le parti, client e server, master-slave, ma c'è un rapporto paritario. Quindi potete parlare di peer-to-peer anche in programmazione se le librerie collaborano e non sono una a chiamare l'altra. È un concetto generale, ok? In quest'ottica, Git è fra peer, sì, e non c'è nessun primus inter pares. Forse non è la lettera data, però come fa a distribuire? Cioè, nel senso, se io ho bisogno di una versione, cioè vuol dire che la devo scaricare da qualcun altro, sì? Ma se non c'è nessuno in quel momento connesso con quella versione. No, allora lei fa pull da qualcun altro. Poi però lei può decidere di essere sorgente per altri, quindi lei può generare la sua versione e poi quando fa l'aggiornamento tiene conto delle modifiche che lei ha fatto e aggiorna senza sovrascrivere le modifiche che ha fatto. E quindi chi deriva dalla sua versione che è modificata rispetto alla principale prende le modifiche che ha fatto quella del principale unito le sue, ok? Non solo, lei ha fatto una bella cosa, come capita spesso, tanti hanno versioni separate del kernel di Linux con delle feature diverse, poi c'è il modo di confezionare già automatico le patch in maniera da dire
a Linus, guarda, io ho fatto questo. E questo è una sorta di, quando lui va a vedere le vostre modifiche, o con le patch, o guardando le vostre, non è che si scarica tutto, scarica le differenze, ma in realtà non le applica al suo. Lui può sempre, in ogni momento, uno può anche avere N versioni contemporaneamente attive e dire, adesso voglio vedere la versione AA, per esempio, che sono le versioni di Andrea Arcangeli, oppure la MM, che sono quelle di Andrew Morton, e vedere le varie versioni e studiare come sono diverse. Ma quando ha fatto il pull, le parti in comune non le scarica due volte, ok? È fatto molto bene da questo punto di vista. D'altronde è fatto da una persona che gestisce un progetto che ha 15.000 file sorgenti, quindi non è che deve coordinare un po' di persone. Divertitevi a guardare la Linux kernel mailing list, perché è pubblica. Volendo potete anche intervenire, però ovviamente sarebbe sperabile che abbiate qualcosa di sensato da dire, perché sennò attenzione che lì sì, è un mondo professionale, se uno va lì a sparare cavolate, poi è difficile poi che in un futuro, quando impara meglio le cose, venga preso sul serio, perché la gente ricorda, questo era quello che va a vedere nella storia dei posting, che cosa ha detto, ok? Tutti questi, il bello di queste cose è che per quanto possono gestiscono l'aggiornamento automatico. Cioè, se io e Garten, Daniel Linux, facciamo delle modifiche e facciamo l'aggiornamento, fino a quando aggiorniamo parti distinte del codice non succede nulla. Ponete che io adesso abbia preso la versione dal repository, ok? Faccio delle modifiche, vado ad aggiornarla, nel frattempo sullo stesso file Garden ha fatto un'altra modifica, oppure capita che non ci coordiniamo, andiamo a fare tutte e due il fix dello stesso pack, capita anche questo, non è che ci fa casino, il sistema dice guarda che quel file è già stato aggiornato da un altro, prima di fare l'aggiornamento tuo devi aggiornare la versione corrente. Quando aggiornata la versione corrente, all'interno dello stesso sorgente C, se le modifiche non sono in collisione, provvede da solo a fare il merge. Se ci sono delle righe che sono state modificate da più persone, vi notifica. Ovviamente lì non è mica un programmatore automatico, non può mica, se no a quel punto facciamo fare i programmi a sistema. Vi notifica, c'è una collisione e mette dei tag nelle righe, le scoprite perché c'è maggiore, 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 minore, 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 e dice guarda qua devi andare a vedere a mano come risolvere questo problema, perché qua queste righe le avete cambiate in due. Allora uno lo cambia a mano, lo guarda pensando a quello che fa, lo riprova e poi lo rimette su. Ma facendo così in tanti collaboriamo allo stesso progetto. Io ho progetti in comune con persone che non ho mai conosciuto. Il Fuse X2, Fuse Main X2 che viene usato, magari lo usate anche voi se siete utenti Macintosh. Ecco il programma che usano gli utenti Macintosh per fare il mount del file system X2. Ok? L'ho scritto io insieme a un ragazzo. Ragazzo poi non lo so perché non l'ho mai conosciuto, sarà un signore. Penso che sia giovane da quello che ho visto, o da come scrive. Turco, ci dovevamo incontrare l'anno scorso a Bruxelles, poi per qualche motivo io non sono riuscito ad andare a Bruxelles e non ci siamo incontrati. Anche avete in mente MicroMPS, che voi il programma che userete come... Abbiamo incominciato a collaborare con Michael Goldweber tanti anni fa sul progetto, poi ci siamo incontrati per caso, ma collaboravamo su un autobus di Newcastle a di Canterbury, perché avevamo lì una conferenza. Ah, tu sei quello, io sono quello, perché abbiamo lavorato insieme, scritto un programma insieme, ma non sapevamo l'uno come era fatto l'altro. È normale nel mondo degli informatici.
Perché lavoriamo con strumenti di collaborazione che consentono di produrre codice insieme senza dover lavorare fisicamente vicini. Ok? È un po' tardi, io direi questo lo studio, così vedo di mettervi a posto anche un po' di più la parte di SVN Git che non è sui lucidi. Una cosa importante, perché prima mi è stata fatta una domanda. Mi è stato detto, la parte teorica dei sistemi operativi è chiaro come studiarla, perché sono dei concetti, si spiega un teorema, si spiega un algoritmo, ci sono i lucidi, ma queste cose come si studiano? Allora, che sia chiaro a tutti, io non verrò mai a chiedervi qual è la sintassi per fare quella determinata regola del make o del... Queste cose le sapete, le dovrete saper usare nel progetto e non magari make file, ma la programmazione C nella prova pratica, ma è una conoscenza operativa, non dovete imparare nulla a memoria, dovete sapere come fare, avere la pratica per, messi davanti a un esercizio da risolvere, cercare o fra i vostri appunti o in Google o nel MAN come fare le cose, esattamente come farete il giorno in cui al lavoro sarete chiamati a scrivere qualcosa. Quindi non preoccupatevi se non memorizzate tutti i metodi, la sintassi, dovete però imparare per bene che cosa sono e come servono. Ve l'ho già detto quella di Stoll sui database? No. Christoph Stoll, confessione di un'eretica e tech, diceva agli studenti, no, ve l'ho detto, agli studenti dovete spiegare che cosa sono i database, che cosa servono. Non dovete mai spiegare punto per punto come si fa a fare quella cosa, perché tanto nel momento in cui serve lo adoperano. Così come se spiegate che serve per catalogare una grande mole di dati, una studentessa del college quando ha troppi fidanzati dice: ah, so che c'è il database, e comincia a catalogarli. Ok?